Ciao a tutti, bentornati sul canale. Ho pensato oggi che c'è questa bellissima giornata di caldo di fare un video aggiornamento sulle serie TV che sto guardando. L'ultimo video l'ho fatto un bel po' di tempo fa, ve lo linko magari da qualche parte sotto, anche se mi ricordo. Non è che abbia guardato tantissime serie TV per un semplice motivo, cioè che ho riguardato tutte le 9 stagioni di How I Met Your Mother insieme al mio ragazzo perché lui non le aveva mai viste. Mi merito un premio, io direi, per aver sopportato tutte quelle 3 ultime stagioni e soprattutto quell'orribile, orribile finale di stagione. Ma vabbè. Chiudiamo questa parentesi di orrore. Serie TV molto carine che ho visto ultimamente, a parte una storica che in realtà avevo cominciato un paio di anni fa, poi adesso avevo abbandonato, adesso ho ripreso, ma che appunto conoscono tutti, è Mad Men e sono ancora però alla seconda stagione, quindi non ho molto da dire, se non che mi piace veramente tanto ogni volta che la guardo, sbavo dietro quei vestiti e quelle acconciature, poi sì, mi arrabbio ogni 3 secondi per come venivano trattate le donne, però vabbè. Di serie invece magari un po' più contemporanee, più attuali, sicuramente vi devo citare Love di Netflix, che io mi sono guardata penso nel giro di 3 giorni, quelle maratone assurde, quindi nella mia testa sono solo 5 episodi, nella realtà dovrebbero essere 10 se non erro. È una storia in realtà molto semplice di un ragazzo e una ragazza che si conoscono. Tra l'altro l'attrice che fa lei, che non mi ricordo più come si chiama nella serie, però credo che l'attrice si chiami Gillian Jacobs, se non ricordo male, a me lei non fa impazzire. Invece lui, che dovrebbe essere Paul Rust, che ha anche scritto diverse puntate insieme a Judd Apatow, che è il produttore di Girls e che è il regista del film con Amy Schumer, che non mi ricordo come si chiama. Paul Rust interpreta appunto la controparte maschile che si chiama Gus. Gus è tipo un ragazzo impacciatissimo, timido, che aspira a scrivere per la TV o per il cinema, è una serie ambientata a Los Angeles, e che in realtà però al momento lavora come insegnante privato di una ragazzina che fa l'attrice e quindi riceve lezioni private sul set. E nel tempo libero lui e i suoi amici creano titoli di coda, canzoni dei titoli di coda per film che non hanno canzoni finali, appunto, nei titoli di coda fa morire dal ridere. Lei invece, che non mi viene in mente come si chiama, cioè questo è inquietante. Vabbè, lo inserirò da qualche parte. Lei è tipo un'impiegata in una radio locale ed è invece il classico tipo un po' sbandato che beve un sacco, non si fa problemi a buttarsi giù anche 2 o 3 pasticche o sonniferi insieme al vinello del dopocena, così perché no? Che ha appena cacciato di casa il suo ragazzo e si è trovata una nuova coinquilina che viene dall'Australia. Insomma, i due si conoscono e la cosa che mi è piaciuta è che non è la classica, no, storiella d'amore banale dove si capisce già come va a finire, si capisce già tutto e si capiscono quali sono i vari intrecci o sì, insomma, tutto quello che può succedere in generale. È una storia che ho trovato molto realistica. Mi piaceva molto vedere quando i personaggi, non so, scrivevano qualcosa su WhatsApp o comunque al telefono, no? E poi cancellavano il messaggio, poi lo riscrivevano, poi lo cancellavano. Rendevano molto bene queste fasi, in un certo senso, di quando si conosce qualcuno di nuovo e non si vuole fare brutta figura, ma al tempo stesso si vuole fare una buona impressione, quindi si cerca, no, di anche mostrarsi in un certo modo. I personaggi sono, secondo me, molto ben caratterizzati, sono persone a tutto tondo. Era facile, secondo me, cadere nell'errore di rendere Gus un personaggio piattissimo, perché
Perché solitamente è quello che succede, io mi rivedo molto di più in Gus che nella protagonista femminile. Succede che i personaggi come lui, anche nella vita reale, le persone come lui, no? Quindi timide, che magari non si fanno notare alla fine e non sono prorompenti e non sono particolarmente attraenti, eccetera, si tende a dare per scontato che non abbiano, non dico non abbiano difetti, però non ti aspetti che sbottino di rabbia o che facciano qualcosa di assolutamente stupido o avventato. E invece Gus viene appunto rappresentato come una persona normale, così come lei, come anche la coinquilina di lei, come tutti alla fine. Quasi tutti i personaggi, perlomeno, alcuni forse sono un po' più macchiettistici, però i personaggi principali, secondo me, vengono proprio rappresentati bene in quanto persona tutto tondo con pregi e difetti. E niente, l'ho trovata molto carina proprio da questo punto di vista, per il fatto che è realistica, è molto simile a quella che è la realtà, e secondo me non è un caso che dietro ci sia uno dei produttori di Girls, perché sì, insomma, così è. Un'altra serie, sempre Netflix, che ho guardato quest'inverno, direi, e di cui sto aspettando nuove stagioni, è in realtà un cartone ed è BoJack Horseman. È un cartone stranissimo, nel senso che i personaggi sono tutti appunto degli animali, lui è un cavallo, poi c'è la sua agente che è un gatto, c'è solo un uomo che è tipo il coinquilino di BoJack ed è questo ragazzo che non fa niente dalla mattina alla sera se non giocare ai videogiochi e mangiare schifezze. Ed è la storia appunto di BoJack Horseman che è un ex attore famoso degli anni 90. E era diventato famoso con questa serie TV a stampo familiare, no? Dove lui era questo appunto cavallo che si prende cura di tre orfanelli. È ambientato appunto ad Hollywood, anche questo, come Love. Ed è incentrato un po' in questo mondo, no? Di attori che erano famosi e adesso non se li fila più nessuno, però cercano di trovare comunque nuovi ingaggi, nuove cose. E ovviamente lui è scassatissimo, quindi beve un sacco, si mette insieme a donne, cioè si mette insieme, frequenta donne, un po' così, a casaccio. E la serie si ruota intorno al fatto che lui sta cercando di scrivere un libro, ma ovviamente glielo scriverà una ghostwriter molto in voga in quel momento, che è una donna, quindi è un altro personaggio umano, oltre al coinquilino di BoJack, che sta insieme a Mr. Peanut Butter, che è questo cane, che anche lui era famoso sempre per un motivo simile a quello di BoJack, lui praticamente era la concorrenza, no? La serie TV ambientata in una famiglia così, no? Classica serie TV buonista americana, però ovviamente di un'altra rete televisiva. E quindi ci sono tutte queste vicende, insomma, BoJack che cerca in un certo senso di superare anche lo stato di depressione in cui si trova, questo fatto appunto del libro da scrivere. È molto, come dire, l'umorismo è abbastanza, non voglio dire scorretto perché forse è un po' esagerato, però è un umorismo molto cinico, potremmo dire, sì. A me fa morire dal ridere, mi piace molto quel tipo di umorismo e appunto aspetto che arrivi la nuova stagione per vedere come andrà avanti. Tra l'altro è molto bella anche la sigla, secondo me. Sempre Netflix ho visto anche Unbreakable Kimmy Schmidt, che mi fa morire da ridere anche questa, è un po' più leggera forse se vogliamo rispetto a queste altre due, quindi è una serie TV che io chiamo, non so, tipo da pausa pranzo, nel senso che dura quei 20 minuti, appunto è leggera, è frizzante, però non è stupida, diciamo
Di primo acchito potrebbe sembrare un po' strana perché le premesse sono quantomeno assurde, cioè Kimmy Schmidt viene liberata insieme ad altre donne da questo bunker dove erano state rinchiuse da un santone che tra l'altro è interpretato da Jon Hamm, quindi vederlo in Mad Men e poi vederlo così come santone è abbastanza inquietante. E quindi loro appunto per 15 anni sono state rinchiuse lì dentro, in questa specie di setta, no? Che si doveva salvare dall'apocalisse, secondo appunto lui loro erano gli unici sopravvissuti sulla Terra, e si ritrova nella New York dei giorni nostri, ed è la persona più, io penso, ottimista del mondo, Kimmy, quindi affronta tutto così. Alla fine è come se fosse ancora un adolescente, perché è l'età in cui è stata rapita, però in realtà ha praticamente 30 anni, quindi fa molto ridere. In più lei vive con Titus, che è questo tizio che vorrebbe come lavoro fare il cantante nei musical, ed è assurdo. Sicuramente avrete visto magari qualche scenetta con lui. E la loro padrona di casa, che è Lillian, è tipo una signora di una certa età che però è ancora ribelle, no? Pseudo, non lo so, punk rock / goth, e fa morire da ridere anche lei. E però in un certo senso, tra l'altro la serie TV è scritta da Tina Fey e si vede, perché niente è lasciato al caso, ci sono tantissime battute che fanno comunque riferimento alla cultura pop, viene presa in giro comunque la classe più ricca di New York, quindi non so, si vede il lato di quelli ricchissimi da far schifo, di quanto sono snob e di quanto vivano in un mondo che è totalmente al di fuori di quello che è il mondo reale. Sembra una pubblicità a Netflix, però mi si collega con tutte le persone che ho citato. Un'altra serie che ho visto, che è demenziale ma è fatta benissimo, è Wet Hot American Summer. Praticamente è un cast di persone che avete visto ovunque, perché c'è appunto Jon Hamm, c'è quello che non mi ricordo come si chiama, però in Mad Men, il capo di Jon Hamm, quello con i capelli bianchi che si sbatte la qualunque, c'è lui, c'è Amy Poehler, c'è Bradley Cooper, c'è Paul Rudd, che è tipo, non lo so, ha bevuto il sangue di unicorno perché non invecchia. C'è un'altra attrice anche che non mi viene in mente come si chiama, però anche lei è molto famosa, insomma c'è la qualunque anche lì, e praticamente prende tutti i cliché delle serie anni 80-90 e li mette insieme, e in queste, quante sono, 10-12 puntate, in realtà racconta solo un giorno, il primo giorno di questo campo estivo, dove tutti i ragazzi che hanno compiuto 16 anni sono interpretati da appunto attori adulti, e gli altri invece sono interpretati da ragazzini. E ripeto, prende tutti i cliché delle varie serie TV, no? Quindi, non so, il bellone, un po' così pericoloso, la bellona, quelli ricchi, quelli che, non lo so, che fanno gli sport, la mensa del campo, e crea questa cosa assurda, ma proprio assurda, però fatta talmente bene che fa morire dal ridere. Quindi anche questo, questa ve la consiglio come serie se non l'avete ancora vista. E altre cose che devo assolutamente guardare sono sicuramente la quarta stagione di Orphan Black, che ho visto che è uscita su Netflix, però non mi ricordo bene come è finita la terza, quindi devo andare un attimo a recuperare le ultime puntate prima di poter ricominciare.